La presenza di Dio è meravigliosa, amen. È qualcosa di straordinario. E sapete perché la presenza di Dio è straordinaria? Perché noi serviamo un Dio vivente e vero. Non serviamo una religione, non serviamo un uomo, ma serviamo il Dio vivente e vero, colui che ha mandato suo figlio a morire sulla croce per ognuno di noi. Questo è il Dio che noi serviamo, amen. Gloria a Dio, vogliamo subito partire con questa locandina. C'è scritto, parte con una domanda: vuoi vincere? Di' alla persona accanto a te, vuoi vincere? Ora digli, arrenditi. È strano. Amen, accomodiamoci. E proprio pregando per questa sera, il Signore mi ha fatto questa domanda. Dice, tu vuoi vincere? Ho detto sì, Signore, io voglio vincere. Allora ti devi arrendere, mi ha detto il Signore. Capite bene che noi dobbiamo combattere, siamo figli di Dio, amen. Noi dobbiamo combattere il buon combattimento della fede, dobbiamo essere coraggiosi, valorosi per il regno di Dio, amen. Ma c'è una vittoria che non viene da questo, c'è una vittoria nella nostra vita che viene da quando noi ci arrendiamo al Signore. E riflettevo sul fatto che ognuno di noi che abbiamo conosciuto il Signore, tutto è cominciato da una resa. Quando abbiamo conosciuto il Signore, il primo passo che abbiamo fatto è arrendere la nostra vita al Signore, amen. Magari per il mondo conquistare o arrendersi significa gettare la spugna, alzare la bandiera bianca come era nel disegno. Simone, ho avuto questa rivelazione. E noi abbiamo l'idea di arrendersi nel mondo questo, che noi quando c'è una battaglia, una persona si tira indietro, è una sconfitta. Ma col Signore, quando noi arrendiamo la nostra vita a Dio, Lui fa cose straordinarie, amen. E questo, riportandolo a quello che Dio ha fatto nella nostra vita, quando noi ci siamo arresi, che abbiamo conosciuto il Signore, questo l'ha fatto Dio in ogni persona che ha conosciuto il Signore, come tanti, con i discepoli, con tanti quelli che Gesù ha chiamato, amen. E proprio volevo partire con un esempio meraviglioso che spesso io leggo, perché la parola di Dio è vivente e vera. E quando tu leggi e rileggi la parola di Dio, anche se l'hai letta 50 volte, Dio ti parla sempre. Se noi apriamo il nostro cuore al Signore, arrendiamo la nostra vita a Lui, Lui ci parla, amen. E in questa settimana rileggevo la conversione di Paolo. Prima era Saulo. Saulo che cosa fece? Perseguitava i cristiani. E lui cosa fece? Andando verso Damasco sulla via, incontra il Signore. E c'è scritto che una luce venne dal cielo, sfolgorò d'intorno e lui cadde a terra. È una luce, è una voce dal cielo che gli diceva: perché mi perseguiti? E lui rispondendo disse: chi sei, Signore? E Gesù gli rispose: sono Gesù, colui che tu perseguiti. E lì è cambiata la vita di Saulo. Cosa è accaduto? Lui si è aperto, si è rialzato, perché Gesù gli ha detto, Paolo stesso gli disse, Saulo gli disse, dice, cosa vuoi che io faccia, Signore? Dice, alzati, vai in Damasco e lì ti sarà detto cosa devi fare. E lui quando si alzò era cieco, tant'è vero che gli altri che erano con lui l'accompagnarono. Ma e c'è scritto che lui stesse 3 giorni in Damasco, 3 giorni cieco, e in quei 3 giorni lui digiunò, non beve e pregava. E quello che mi ha colpito in questo passo è il versetto 11, lo vogliamo leggere insieme. Atti 9:11 è il Signore a lui, alzati e recati nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo che sta pregando. Il Signore rivela ad Anania e gli dice vai in Damasco, cerca in casa di Giuda
un uomo, Saulo da Tarso. Cosa stava facendo Saulo? Stava pregando. E io credo che in quei 3 giorni Saulo ha reso la sua vita al Signore. Perché mentre Gesù l'ha incontrato, e lui quando si è alzato era cieco, non era un fatto che dipendeva da lui, si alzò cieco, il Signore ha deciso così. Ma il fatto che lui cominciò a digiunare e a pregare è stata una scelta sua. Amen. E cosa accadde in quei giorni? In quei 3 giorni io credo che il suo essere è stato, la sua vita gli è passata tutta davanti. E mentre prima, con gli occhi aperti, lui dirigeva gli altri, perché lui comandava. Dopo che lui si alza da terra del cieco, l'hanno dovuto prendere per le mani. Io credo che il Signore ci insegna in questa sera che noi, quando desideriamo essere guidati da Lui, noi dobbiamo chiudere i nostri occhi materiali, aprire quello spirituale. Amen. E io credo che in quei 3 giorni Saulo ha reso la sua vita al Signore. E ha detto: Signore, sì, Padre, io voglio accettare la tua volontà per la mia vita. Poi da lì lo andò a trovare Anania. Anania, c'è scritto che il Signore parlò a questo discepolo. Anania gli disse: vai in casa di questo uomo e cerca Saulo. E quando lui capì che era Saulo da Tarso, dice: Signore, ma io so chi è questo, ho sentito parlare di Saulo, lui perseguita i cristiani. Ma il Signore ha detto: dice, vai, ci ho parlato io con lui. Vai, e gli dice, perché lui sta pregando. Questo ci deve attirare la nostra attenzione. Questo fatto che il Signore lo incontra sulla via di Damasco, lo rende cieco, e subito dopo lui, cieco stesso, cosa fa? Non mangia, non beve e prega. Questo è perché lui ha dato la sua vita al Signore interamente. Ecco la resa che Dio vuole da ognuno di noi. Perché lui poteva dire, perché io penso che il carattere di Saulo non era bellissimo. Per perseguitare i cristiani, insomma, era una persona molto forte. Sapevo quello che stava facendo e cosa voleva fare. Ma quando incontra il Signore, questo suo uomo vecchio viene distrutto completamente. E mi piace qua che lui, in quei 3 giorni, lui prega e aspetta, perché lui non sapeva cosa gli aspettava. Il Signore, quando l'ha incontrato, gli ha detto: vai e ti sarà detto cosa dovrai fare. E lui è lì a pregare, a stare davanti a Dio, attendendo che Dio gli possa parlare. Ed è quello che Dio vuole fare in ognuno di noi, nella nostra vita. Dio non ci ha salvati soltanto per fine a se stesso, ma ha un piano, ha un obiettivo, ha un proposito per ognuno di noi. Ma sta a noi afferrarlo, sta a noi arrenderci totalmente al Signore, affinché di noi non rimanga nulla. Paolo stesso disse: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amen. E per arrivare a questo verso, che già si trova in Galati 2:20, è scritto che io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen. Già siamo in Galati. Da quando lui si è convertito, già qua ha scritto l'epistola, già ha fatto cose straordinarie Paolo, ma tutto è partito da quei 3 giorni, da quando lui ha reso la propria vita al Signore. E più noi ci arrendiamo al Signore, più Dio opera. Io credo che ognuno di noi ha sperimentato questo. A volte nella nostra vita si presentano delle situazioni in cui tu dici: Signore, io basta, ci ho provato con le mie forze, con il mio essere, con tutto. Nel momento in cui hai detto questo e ci siamo arresi alla volontà di Dio, Dio ha pianato ogni cosa. E non c'è stato uno sforzo
c'è stato soltanto abbracciare la volontà di Dio. E quello che Dio vuole fare nella nostra vita è proprio questo, raggiungere l'obiettivo che Lui ha per ognuno di noi. Il progetto di Dio, ma Dio ha bisogno che noi arrendiamo la propria vita a Lui. Ripeto, Paolo si è alzato cieco, ma lui ha deciso di pregare, digiunare. Lui ha deciso di arrendere la sua vita al Signore. Quindi c'è una parte che fa Dio, ma c'è una parte che facciamo noi. E se noi desideriamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita, dobbiamo sottomettere la nostra vita a Dio in ogni aspetto delle aree, che sia il carattere, il modo di parlare, il modo di pensare, qualsiasi cosa, la nostra vita, corpo, anima e spirito, deve essere sottomessa al Signore. Ci dobbiamo arrendere a Lui. Ecco perché ci vuoi vincere, ti devi arrendere. Vuoi vedere la gloria di Dio, ci dobbiamo arrendere. Non la nostra volontà, ma quella sua, quella di Dio, amen. E l'esempio meraviglioso è Gesù. Gesù è l'esempio perfetto. Gesù stesso disse, dice, andiamo a leggere in Luca 3, 21 e 22. Ora come tutto il popolo era battezzato, anche Gesù fu battezzato. E mentre stava pregando, i cieli si aprì. E lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come di colomba. E dal cielo venne una voce che diceva, tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto. Amen. Cosa fece Gesù? Gesù fatto uomo aveva un obiettivo, quello di andare a morire sulla croce per ognuno di noi per darci una speranza. E il primo passo che fa, si battezza. Ma non aveva bisogno di essere battezzato. Di che cosa si doveva pentire? Lui era santo. Amen. Ma quel gesto è come quando noi ci battezziamo. Quando ci battezziamo stiamo testimoniando quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Quello che Gesù ha fatto nella nostra vita lo testimoniamo davanti agli altri. E Gesù in quel momento sta dicendo al Padre, Padre, la tua volontà io la voglio prendere in pieno. Amen. E c'è scritto che il Padre con una voce dal cielo gli disse, figlio mio, in te mi sono compiaciuto. In che cosa si stava compiacendo il Padre? Che il figlio aveva accettato la volontà del Padre. Gesù uomo. Noi dobbiamo compiacere la volontà di Dio, dobbiamo fare la volontà di Dio. Per fare questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrenderci al Signore. Dobbiamo smettere di lottare con Dio. Dobbiamo essere guerrieri per il Signore. Amen. Ma dobbiamo arrenderci allo Spirito Santo, affinché lo Spirito Santo possa prendere il sopravvento su ognuno di noi. Nessuno escluso, grandi e piccoli, giovani e meno giovani. Amen. Dio vuole fare qualcosa di straordinario. E Gesù, dopo questa resa, c'è scritto che il cielo si aprì. E se noi vogliamo, desideriamo i cieli aperti su ognuno di noi, sulle nostre vite, noi dobbiamo arrenderci al Signore. Amen. E Gesù stesso disse in Giovanni 5,30, io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non credo, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Amen. Quando noi... quando noi rinunciamo a noi stessi, rinunciamo alla nostra volontà, dobbiamo fare la volontà del Padre. Amen. Questo è quello che rimane. Perché le nostre idee, i nostri progetti, sì, sono buoni e belli, ma la volontà di Dio è quello che rimane. Il disegno di Dio è quello che persiste per sempre. E noi dobbiamo vivere per qualcosa che non finirà mai, che è il regno di Dio. Amen. E la nostra vita è chiamata proprio a questo, a fare grandi cose per il Signore. E Gesù stesso diceva, non faccio nulla da me stesso.
E quando lui è andato, prima di andare sulla croce, a Getsemane, disse, Marco 14:36, disse: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, che Dio può fare ogni cosa, amen. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi, amen. Quando Paolo dice, non sono più io che vivo, è perché il vecchio Paolo, Saulo, era morto. Quindi un morto non può parlare. Invece ancora noi, ancora siamo belle vive. Amen. Ma dobbiamo morire a noi stessi ogni giorno. Amen. Ogni giorno dobbiamo mettere a morte quello che non va nella nostra vita. Con l'aiuto di Dio. E più noi ci arrendiamo a Lui, più Lui prende il sopravvento su di noi. E se andiamo a analizzare tutti i discepoli, tutti i servi di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse, la loro vita è cominciata con una resa al Signore. Tutti. Si sono arresi alla volontà di Dio, si sono arresi al prezioso nome di Gesù. E lì, da là in poi, è cominciata una storia meravigliosa, fatta da, come abbiamo letto, di preghiera, di digiuno. Dio ci vuole portare a un livello superiore, Dio ci vuole portare a un livello più alto. E per arrivare a un livello più alto ci vuole un sacrificio più alto. E più noi ci arrendiamo, più Dio ci innalzerà. Non della gloria nostra, ma per innalzare il suo nome, amen. Che Dio usa ognuno di noi. Dio ha bisogno di ognuno di noi per fare il suo progetto meraviglioso, amen. Sembrerà una cosa strana, come Dio ha bisogno della sua onnipotenza, ha bisogno di me, sì, ha bisogno di te, ha la gioia di condividere con ognuno di noi la sua gloria, amen, perché noi siamo i suoi figli, amen. E quello che in questa sera ci vogliamo alzare, e Dio mi faceva vedere una cosa che ognuno di noi dobbiamo riflettere, dobbiamo riflettere a quello che desideriamo fare nella nostra vita. Dio ci ha salvati, ci ha liberati, ci ha dato la gioia della salvezza, ma Dio vuole fare di più. Ora, o ci accontentiamo, oppure vogliamo osare di più. E per fare di più ci dobbiamo arrendere a Lui. Di noi non deve rimanere nulla. Nulla. Di noi non deve rimanere nulla. Affinché possiamo dire non la mia volontà, Signore, ma la tua. E dobbiamo sottomettere il nostro carattere, il nostro modo di fare, la nostra bocca, la nostra lingua, i nostri occhi. E questo come si fa? Con la preghiera e il digiuno. Saulo uscì trasformato da quei giorni, uscì un'altra persona. Tanto che è vero che poi quando Anania pregò su di lui recuperò la vista, fu battezzato nello Spirito Santo, subito dopo lui cosa ha fatto? È andato a predicare. Dio ci ha dato lo Spirito Santo, un aiuto meraviglioso, sempre accanto a noi. La vita di Paolo non è stata basata sulle sue forze, è stata basata sulla forza che Dio gli dava ogni giorno. Ma quella forza gli veniva dalla preghiera, dal digiuno. Poi Dio l'ha usato in maniera straordinaria. Miracoli, migliaia di persone salvate. E l'Evangelo è arrivato fino a noi anche grazie a Lui. Con un uomo solo, un uomo. Qua saremo a sessantina, più o meno. Dio vuole fare di più. Dio vuole fare qualcosa di straordinario. Nelle nostre case, nei nostri parentati, nei nostri vicini di casa. Dio ci ha scelti. Lui ci ha scelti. Il Signore ha scelto Paolo
E lui non c'era capacità, ma c'era il cuore. E Dio guarda il cuore di ognuno di noi. Dio lo sa i nostri limiti. Ma quando noi apriamo il nostro cuore al Signore, Lui fa cose tremende. E quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. E lo vuole fare attraverso di te, di me. E quello che Dio vuole fare con te, lo vuole fare solo con te. Quindi questa sera vogliamo alzare le nostre mani. Io credo che questa parola sia per ognuno di noi, nessuno escluso. Abbiamo bisogno di arrenderci sempre di più a Lui. Amen, vogliamo cantare un canto. Alleluia, gloria a te Gesù, grazie Signore. Ci arrendiamo a te Signore, con tutto il nostro cuore. Io mi arrendo a te. Baby.
Grazie Signore, grazie Padre nel nome di Gesù. Alleluia, gloria a te Signore. Gloria a te Signore. Grazie, grazie Signore, grazie Padre. Alleluia, gloria a te Signore. Vogliamo alzare le nostre mani. Il Signore ci chiamerà a parlare di Lui nel nostro parentato, in mezzo ai nostri amici, a scuola, in mezzo alla strada, a chiunque incontreremo. E forse tu pensi, non ce la farò, non so come fare. Il Signore ti dice, arrendimi la tua vita. Io riempirò la tua bocca. Che Dio questo ci ha chiamato a fare, a parlare del suo amore a ogni persona. E ci vogliamo preparare per questo, a qualcosa di glorioso. Alleluia, gloria a te, Signore. Sì, Signore. Tutti quelli che si vogliono unire a questa preghiera di arresa al Signore, alzate la vostra mano. Oh, Signore, ci vogliamo arrendere a Te, Signore. Alleluia, gloria a Te, Signore. Oh, Signore, nel nome di Gesù, Signore, vai in profondità, Signore. In ognuno di noi vai in profondità, Signore. Noi ci vogliamo arrendere alla Tua potente mano, Signore. Alleluia, gloria a Te, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Grazie, grazie, grazie con tutto il cuore, Signore. Ti benediciamo, Te lodiamo, Signore. Sì, Signore, sì, Signore, sì, Signore. Senza di Te non possiamo fare nulla, Signore. Ma con Te faremo cose gloriose, Signore, per la Tua gloria, Signore. Grazie, Signore, perché noi siamo più che vincitori, Signore. Sì, Signore, in questa sera, Signore, vogliamo arrendere la nostra vita a Te, Signore, al Tuo Santo Spirito, alla Tua volontà, Signore, a quello che Tu hai progettato e decretato per la nostra vita, Signore. Non lo vogliamo prendere in pieno, Signore. Sì, Signore, aiutaci, Spirito Santo, a realizzare tutto ciò. Alleluia, sì, Signore. In questa sera, Padre, veramente, Signore, questa Tua parola, Signore, possa rimanere nei nostri cuori, Signore. E ne possiamo fare tesoro, Signore. Sì, Signore, ogni giorno, sempre di più, Signore. Vogliamo arrenderci, Signore, a Te, Signore, affinché, oh Padre, Tu prendi il sopravvento nelle nostre vite, Signore, e Ti posso usare di ognuno di noi per la Tua gloria, Signore. Noi Ti ringraziamo, Signore. Ti benediciamo. Grazie alla Tua presenza. Tu ci onori, Signore. Tu ci parla, Signore. E noi vogliamo consacrare le nostre vite a Te, Signore, per la Tua gloria, Signore. Grazie, Signore. Grazie. Ti benediciamo, Padre. Ti ringraziamo, Signore. Sei eccelso, sei meraviglioso, Signore. E noi Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, Signore.
Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen, gloria a Dio. Aspettatevi che Dio ti mette davanti a te le persone a cui tu possa parlare. Persone che magari tempo fa hai evangelizzato e poi sono passati mesi, gli anni, quasi quasi vi salutate e basta. Ma Dio creerà l'occasione per riprendere da dove è stata lasciata quella parola seminata. E anche per noi stessi voglio essere uno sprono di andare di nuovo in mezzo ai nostri parenti, in mezzo ai nostri amici, compagni di lavoro. Amen. Che Dio è all'opera, Dio sta tornando, Gesù sta tornando e voglio trovare una sposa pronta. Amen. E questo è un peso che ho sentito stasera, l'ho voluto condividere con voi, con ognuno di voi. Dobbiamo ritornare al primo amore, dobbiamo ritornare a quando ci siamo convertiti i primi giorni, i nostri piedi manco in terra posavano. Evangelizzavamo persone che manco ne salutavano. Cioè, ne vedevano per fondi. Diciamo, tu sei spanato. E invece no. E invece deve essere per noi l'obiettivo giornaliero. Amen. Che Dio farà cose straordinarie. La gioia più grande è quella di vedere persone salvate. Amen. Noi siamo frutto di preghiere, siamo frutto di evangelizzazione, siamo frutto di altri che hanno pregato per noi. E noi siamo qua per la grazia di Dio. E quando noi vediamo altre situazioni, altri ambienti dove non c'è il Signore, noi dobbiamo avere quella consapevolezza ancora di più di quello che Dio ci ha dato, il privilegio, l'onore. Amen. E ogni giorno, sempre di più, dove il mondo, c'è un mondo che va alla deriva, c'è una chiesa invece che va controcorrente. Amen. E questo desideriamo. Amen. Gloria a Dio.